Uomini e donne news, ecco perché Alex Migliorini ha scelto Alessandro. Alex e Alessandro di Uomini e Donne ospiti in radio. Alex Migliorini, tronista del trono gay di Uomini e Donne, ha scelto Alessandro D'Amico, preferendolo a Claudio Merangolo. I due stanno insieme da 2 mesi e mezzo e convivono a Milano. Il loro percorso all'interno del programma televisivo di Canale 5 è stato apprezzato sin dalle prime esterne, ma nessuno si aspettava che la scelta potesse ricadere sul bel napoletano. Alex infatti aveva espresso numerosi dubbi su Alessandro, dovuti alla vita che quest'ultimo conduce. Il ragazzo, infatti, ha un ristorante ad Ibiza e questo è stato il dubbio principale dell'ex tronista, aveva cioè paura che fosse sfuggente per una relazione stabile. Nonostante ciò il parrucchiere ha voluto rischiare, scegliendolo. Oggi al programma Non succederà più di Radio condotto da Giada Di Miceli, i due si sono raccontati. In particolare Migliorini ha svelato il motivo per il quale ha scelto Alessandro piuttosto che Claudio. Il bacio ha completato tutto il percorso, è stata la molla che mi ha fatto pensare, sì è lui, devo scegliere lui, ha dichiarato Alex Migliorini alla trasmissione radiofonica di Radio. Alessandro D'Amico è stato preferito a Claudio Merangolo perché, mi dava protezione, sicurezza. Lo vedevo come un ragazzo da cui apprendere tanto. Era la paura della vita che conduce che mi bloccava. Avevo paura che fosse troppo sfuggente per una relazione stabile, ma ho rischiato e ho fatto bene. I due topini così si chiamano tra loro vivono serenamente la loro storia d'amore, anche se c'è di mezzo un pizzico di gelosia che anima il rapporto. Il più geloso tra i due pare essere proprio il veronese, ma si infastidisce quando glielo si fa presente. Il rapporto tra Alex Migliorini e Claudio Merangolo dopo la scelta. Dopo la scelta avvenuta a Uomini e Donne, Alex Migliorini e Claudio Merangolo non si sono mai risentiti. L'unico messaggio che Alex ha ricevuto da parte dell'ex corteggiatore è stato in occasione del lutto che lo ha colpito. L'ex tronista si dice addirittura infastidito da alcune storie che Claudio ha pubblicato su Instagram dopo la scelta, ma ha lasciato perdere.